oggi l'anniversario di Mimì, che poi tra l'altro due persone in privato, due di voi, se lo sono ricordati ieri, perché praticamente uno di loro era il suo compleanno e ricordava che il giorno dopo fosse l'anniversario di Mimì. Cioè, siete forti, vi giuro che ieri me l'avete ricordato lui, perché insomma un periodo un po' incasinato ma felice, però ovviamente essendo incasinato questo è solo l'intro di oggi. Chi è la regina? Quando faccio tardi, il mio fratello che ha usato la macchina il giorno prima praticamente me la mette dritta e posso uscire subito un attimo. Allora oggi non è solo facendo sto vlog prima, cioè uscendo sto vlog dopo, ve lo posso dire, sta venendo mio zio da Genova, il fratello di mia madre con i nipoti, insomma mia zia, per fare la sorpresa a mia mamma. Sorpresa, ho detto, vabbè, sorpresate. E quindi sto in ansia pure io, perché si sono messi in viaggio, loro abitano a Genova, si sono messi in viaggio con la macchina circa un'oretta fa, perché mi hanno chiamato mezz'ora fa e hanno detto appunto grazie, guarda, siamo partiti già da una mezz'oretta, già stavano sull'autostrada ovviamente, perché poi guidando mio cugino immagino che staranno qui prima del previsto. E sto in ansia perché è parecchio tempo che non li vedo e domani io vloggerò. Questo cavalletto è meno stabile. Questo, io domani mio zio mi porta allo stadio. L'altro ieri mi ha mandato il biglietto, ha detto tu hai bisogno di un paio d'ore per svagarti, e mi manda il biglietto del Napoli. Andrò a vedere Napoli Sassuolo. Ora vado, devo mettere la cinta, ci vediamo dopo lavorato, che mi tocca pure andare a lavorare oggi 3.000 cose, si deve andare a prendere pure Maria in clinica. È venuto lo zio, si è rimasto con lei, cioè poi ho scoperto che lei lo sapeva, la sorpresa del cazzo. Grazie. Stavo dicendo, e poi è scesa una signora, non mi sembrava il caso di vloggare, praticamente Brunella lo sapeva perché Antonio gliel'aveva detto, sono mantenere segreti, però mia mamma non sapeva niente e quasi le veniva un infarto. E chi? Maria è tornata a casa, Antonio è andata a prenderla, quando è venuta a casa già c'era mio zio le ha aperto la porta e Maria ha pianto tutte le sue lacrime, vabbè, legate anche al fatto dell'incidente. Allora, quando la giornata è così ingaffarata, io lo so che vloggerò pochissimo, però cercherò di mettervi i momenti più salienti. Adesso io e Brunella stiamo facendo la spesa, perché ovviamente mia mamma non era preparata per più persone, anche perché ci sono altre persone legate alla famiglia di mia zia, quindi sto morendo di caldo, quindi praticamente dobbiamo andare a comprare le cose, più dobbiamo ritirare la torta appunto dell'anniversario. Tra l'altro noi figli stiamo organizzando la festa per i 60 anni di papà. Quando Antonio piglia la macchina è tutto spostato, perché ovviamente lui è 2 metri, io sono 1,59 m. Comunque stavo dicendo, dove cazzo l'ho messo il telecomando del garage? Ma sto ancora qua, si è chiuso. Stavo dicendo, praticamente dobbiamo preparare la festa dei 60 anni di papà. Ovviamente, se vi ricordate, l'anno scorso l'abbiamo fatta a mia mamma a giugno, l'anno scorso 2 anni fa, no, l'anno scorso, perché mia mamma fa, hanno un anno di differenza, l'anno scorso abbiamo fatto la festa sulla spiaggia a mia mamma perché cade a giugno, il giorno di San Giovanni, e adesso la dobbiamo fare a papà. Poi verranno i 40 anni miei, ma un altro discorso. Guardate Brunella come fa le foto, cioè Brunella sta facendo le foto. Cioè, ma secondo te come la vedi? Antonio! Ci sono ancora i miei zii, ancora devono tornare in albergo. Io vado a dormire, il vlog prosegue domani, perché raga, stasera ci siamo divertiti talmente tanto che non ho pensato proprio a vloggare. A domani mi porto con me a lavorare e poi pomeriggio allo stadio. Poi quando torno ovviamente devo portare Brian da qualche parte, non lo so dove vorrà andare, lo porterò.
A domani. Buongiorno. Ho dormito, mi sono addormentata tardi, nonostante la stanchezza, e questo è il risultato. Non sono occhi. Sono balle di merda, comunque. A che colore, voglio dire. Comunque, vado a lavorare. Oggi dovrei lavorare un'ora in meno, ma chiederò mezz'ora di permesso, perché altrimenti allo stadio non ci arriverò mai. Mamma mia. Ma eccolo. C'ho voglia stamattina. Ma mi fanno male le gambe, come se avessi fatto palestra. Non so come cazzo mi sento. Cioè, mi fa male sopra la coscia. Vabbè. Andiamo. Tutto pronto. Lavoro finito. Mi sono presa mezz'ora. Fortunatamente ho come dei datori di lavoro molto tifosi, che anche loro dovevano andare allo stadio, quindi sono venuta sotto al palazzo per prendere Antonio e mio zio, e gli altri parenti li incontreremo lì, per farvi capire i stessi parenti che ho al campeggio con me. Quindi sono emozionata come tutte le volte che vado allo stadio, c'ho il cuore che mi batte. Chi non è tifoso non mi può capire, e se vi perculate, prendete sto dito. Oh, yeah.
Napoli ha vinto, come avete forse vi ho fatto vedere dal tabellone luminoso, 4-0, 3 gol Osimhen, 1 di Kvaratskhelia. Finita la partita, siamo stati fino adesso che sono le 7 in mezzo al traffico, la partita è finita alle 5, quindi vabbè, questo è il centro storico di Napoli. Adesso sto andando a comprare qualcosa per Brian, perché già non è uscito, perché poi si è fatto tardi, abbiamo ospiti a casa, gli ospiti genovesi, e gli compro l'ovetto e le patatine per farmi perdonare. Poi magari, raga, se mi dice che vuole uscire, usciamo. Vediamo un po' così, perché mi si è fatto veramente tardi. Mi sento un attimo in colpa perché sono uscita per lavorare e da lavoro sono andata direttamente alla partita. Babù, ci vediamo dopo. Vediamo. Anzi, poi vi porto con me a comprare le cose. Serro tra mio zio 60 anni e Antonio 27. Ma da precisare, perché mi faccia più grande figura di me. Vai, vai, dai. Allora, già sta partendo. No, 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 è buono. Oh, zio! Yeah. Un palocchio. Le mani qua. Ha vinto Antonio! Raga, è tardi. Avevo dimenticato di dover ancora chiudere il vlog. Lo chiudo così, però lo metto online domani. Ho passato una giornata... la mattina a lavorare e per fare presto, per finire mezz'ora prima, non ho lasciato le cose da fare, ma le ho fatte in fretta, quindi sono morta, adesso ho le gambe che non mi reggono più, perché poi tutta la partita l'ho vista in piedi e sto uccisa. Poi sono venuta qua, ovviamente Brian, che poverino non mi ha visto tutta la giornata, adesso si è appena addormentato, edito il video, ma ripeto, è inutile che ve lo ripeto perché tanto lo vedrete direttamente domani, però ecco, l'ho caricato il giorno prima, il sabato notte, è mezzanotte, mezzanotte e un quarto, quindi anzi, ma dobbiamo mettere anche un'ora indietro. Ciao.